abbiamo assecondato sin dall'inizio l'opera del sindaco di Castelmaggiore, l'abbiamo fatto sia all'interno del Consiglio Comunale di Castelmaggiore come forza di opposizione e di minoranza, ma io personalmente, in quanto sono anche consigliere provinciale, vicepresidente, lo può testimoniare, ho fatto presente una serie di problematiche e ho sempre sostenuto la valenza della posizione molto rigida che abbiamo enunciato sin dall'inizio nei confronti di società autostrade. Dico società autostrade e parlo di un soggetto privato quotato in borsa, la sinistra di maggioranza è la famiglia Benetton, che ha avuto un grande regalo dalle amministrazioni bolognesi, non so con quale sindaco, quando si è realizzata la terza corsia dinamica all'interno della tangenziale, la terza corsia autostradale. Si poteva fare la terza corsia dinamica anche nella tangenziale, non è stato fatto, perché evidentemente le ragioni di interessi economici della famiglia Benetton, in questo caso di autostrade, erano più volte alla riscossione del pedaggio, perché ovviamente è dal pedaggio che c'è il guadagno. In quella situazione non abbiamo fatto valere le ragioni della collettività, le ragioni di chi tutti i giorni da Castelmaggiore, da fuori Castelmaggiore, da fuori Bologna o da Bologna, utilizza l'unico anello che abbiamo attorno alla città. Non è un anello attorno alla città, purtroppo è un anello che è semicircolare e a qualsiasi ora del giorno, io oggi sono stato a Modena per lavoro, poi comunque sono arrivato verso le 15.45, la Casalecchio era già bloccata, la tangenziale, sia da una parte che dall'altra. Chi lavora e passa in tangenziale ha dei costi che sono il tempo di lavoro, che non sono mai rispettati, gli incidenti, l'inquinamento e il consumo, perché ovviamente quando uno si ferma col veicolo, va avanti e si ferma, già inquina, poi il veicolo è sottoposto, è vero, a una pressione che... Quindi, quando parlo del confronto con società autostrade per l'Italia, chiedo agli amministratori, cioè coloro che governano, che non facciano quel peccato di omissione che è stato compiuto al momento della tangenziale. Noi potevamo avere la terza corsia dinamica, non l'abbiamo, tutti i giorni ci confrontiamo con quattro corsie e Bologna è ferma da questo punto di vista. L'altra questione che è sottesa alla richiesta dei comitati, che era quella di utilizzare la parte sotterranea della tangenziale, io non sono un tecnico, non sta a me decidere, però la situazione si è realizzata in un altro modo, cioè la situazione si è realizzata in una direzione per la quale si è giunti, dopo tantissimi anni che ne parliamo, a quei progetti che sono sul, diciamo così, sono stati presentati. E mi auguro che se questo governo possa chiudere in bellezza dandoci l'opportunità di una interlocuzione forte con società autostrade per l'Italia, che ha il vantaggio comunque, anche se c'è una diminuzione del 7-8% di coloro che usufruiscono delle infrastrutture, oggi c'è un aumento vigoroso e sostanzioso dell'aereo e dei treni, con i treni ad alta velocità, e comunque l'autostrada in questo caso sarebbe sottoposta a pedaggiamento e quindi sarebbe allungata, diciamo, il rimborso dell'investimento. Perché comunque si pagherebbe, cioè uno lo utilizza e lo paga, quindi non è che... Ecco. Da questo punto di vista sono tante le garanzie che chiediamo, che qui poco magari sono state anche lambite, toccate. C'è il problema della mitigazione ambientale, noi abbiamo delle colture agricole nel nostro territorio, che è molto ricco come agricoltura, che... sarebbero solo una salvaguardare e quindi in questo caso, ecco, questo è un principio che abbiamo il principio di rispetto e di garanzia nei confronti di coloro che abitano nei centri urbani. Possiamo definire Funo e Castelmaggiore centro urbano, è ovvio, dove c'è collettività, dove ci sono persone che abitano, bisogna rispettare il diritto affinché non passi un'autostrada né sopra né di fianco né di lato. Ecco perché l'allontanamento dal centro di Funo, ma dico anche l'allontanamento dai piccoli agglomerati di Castelmaggiore interessati, tipo Sabino o altri che hanno le case in campagna. Ecco, vale il concetto del numero, non devono necessariamente essere 100 cittadini, ma basta uno che venga, cioè, col quale ha a che fare con l'autostrada
in altezza o di fianco. Poi c'è il problema, a suo tempo, che fu dibattuto, soprattutto per gli addetti all'interporto e al Centragos, che non sono pochi. Parliamo di due piattaforme logistiche, soprattutto il Centragos, che ha un orizzonte europeo. L'interporto di Bologna è importante, ma ha più una caratura a livello nazionale. Molti addetti utilizzano l'auto per andare in queste due piattaforme logistiche. A quel tempo vi fu un impegno di banalizzare, di liberare il pedaggio dall'Arcoveggio all'Interporto. Anche questa sarebbe una cosa da chiedere alla società autostrada dell'Italia. Tu ti impegni a fare l'investimento, ma mi garantisci che gli addetti ai lavori, coloro che lavorano in queste piattaforme logistiche, sono tantissimi gli operatori e i lavoratori, abbiamo almeno la facilitazione, visto che non abbiamo altre strade, cioè ci sono altre strade, ma sono tutte quasi intasate, perché lo stesso casello dell'Interporto in entrata e in uscita quasi a tutte le ore è intasato per la distribuzione dei mezzi pesanti o anche delle auto che vi si recano. Da questo punto di vista, quindi, un'estrema rigidità nei confronti della interlocuzione di Autostrade per l'Italia. La necessità fondamentale che, se vogliamo liberare Bologna da un maggiore inquinamento, da un maggiore rumore e da una tangenziale che non regge più, l'unica alternativa che abbiamo è fare il passante nord. Non ne abbiamo altre alternative, cioè altri studi non vi sono. La questione dello spazio in sotterraneo della tangenziale è stata accantonata. Io non voglio qui dibattere se è stato uno sbaglio o se è positivo, se è negativo, prendiamo atto della situazione. Comunque, oggi bisogna prendere il momento decisivo, perché da troppo tempo che ne parliamo, e fare qualcosa in Italia, fare delle infrastrutture, fare delle opere in Italia, e permettetemi, è un bel problema, perché per fare qualcosa passano 15-20 anni. Io adesso che lavoro con un cinese, si parlava con questo cinese, mi diceva: ma noi, quando dobbiamo decidere, in due giorni decidiamo. In Italia non è così. Adesso due giorni mi sembrano pochissimo, 20 anni mi sembrano troppi. Ecco. Quindi prendiamo questa opportunità decisiva, fondamentale. Abbiamo questa opportunità di creare e di realizzare l'infrastruttura. Bisogna anche farlo bene. Allora, se permettete, poi concludo, la proposta che è stata dall'Italia di fare un'autostrada a due corsie è una provocazione. Perché con la realizzazione dal casello di San Lazzaro, ed è l'impegno da ambo le direzioni, della quarta corsia sino allo svincolo per Ravenna, noi da quella parte avremo 4 corsie. Da Modena abbiamo 4 corsie, quindi arrivano con 4 corsie e si inseriscono in 2. Ma è una cosa che già con 3 corsie, quando c'è il tiro, si blocca. Figuriamoci con 2. Ora ci dobbiamo fare un'autostrada che si riallaccia a 2 autostrade che hanno 4 corsie, con 2 la cosa non ha una valenza logica. Chiediamole a terza corsia più la corsia di emergenza. Quando la si fa un'opera, si spende quello che si deve spendere, dal momento che la facciamo, se riusciamo a farla, facciamola bene, con tutte le garanzie. Quindi, voglio dire, dobbiamo fare una cosa che abbia una sua nettezza, una sua valenza. Sul discorso della metodologia del rapporto con i cittadini, io, il sindaco mi può dare atto, abbiamo sempre convintamente sospinto e appoggiato il sindaco in questa opera di fermezza, di questa sua presenza e testimonianza della problematicità di Castelmaggiore per quanto riguarda il progetto di autostrade per l'Italia, che è totalmente irricevibile. Ecco. Credo che invece il percorso positivo, costruttivo del confronto con i cittadini sia un momento aperto. Da qui in avanti, se ci sono delle novità, non credo che ci debbano essere interpellanze, pressioni, debba essere automatico che il confronto è aperto, è trasparente, abbiamo tutto da guadagnare in un confronto proprio democratico, rispettoso, perché, come dico sempre, alla fine chi ci mette è sempre quello che dice su tutta la notizia, e io pago, perché alla fine non sono sempre i cittadini, ma quelli che hanno i portatori di interesse, cioè quelli che hanno i capitali. Da questo punto di vista l'assemblea è stata anche richiesta da noi, l'abbiamo fatta. Se in corso d'opera, da qui in avanti, ci saranno modificazioni
problematiche, suggerimenti, integrazioni, modificazioni. Se la Questione per l'Italia imporrà una certa cosa, il contatto con i cittadini di Castelmaggiore diventa importante, e credo che sia importante avere anche da parte vostra, visto che anche chi è consigliere di minoranza del comune, sempre consigliere, rappresenta il comune, avere anche l'appoggio e anche la presenza e la testimonianza dei cittadini. Grazie. Benvenuti. Io più che altro volevo aver chiaro il percorso proposto da Autostrade e il percorso l'altro, quello rosso e quello verde, chiaramente per l'impatto ambientale, per tutto quello che ne consegue. Ecco, non sono a conoscenza, cioè da quello che vedo non riesco a capire bene dove passerebbe. Immagino che il rosso sia fra il Lidl e l'ex Supreme, siamo lì, ecco, quindi con una sopraelevata grandissima, ecco, con l'impatto ambientale che tutto quanto viene, ecco, ho colto, diciamo così, la fascia, ecco. Sì. Chiaramente un'autostrada, immaginiamo che sia o due o tre corsie, sono 50 metri, ecco, grosso modo, ecco, 40, beh sì, voglio dire, poi 40 metri, una fascia di quel tipo lì, ecco, voglio dire, una strada che, diciamo così, sopraelevata per quanti chilometri? 4-5 chilometri sarebbe quella di autostrada, no, 32 no, la sopraelevata, diciamo così, perché ce n'è una parte, il punto su circa un viadotto di un chilometro e mezzo, praticamente sarebbe dall'incirca al confine, circa metà strada fra il Boschetto e Castelmaggiore, circa, ecco. Poi diciamo una fascia così, quindi io credo, oltre al fatto, diciamo così, dell'impatto ambientale, sia una roba che veramente è una cosa mostruosa. Ecco, poi mi fermo lì perché voglio dire, dal punto di vista di abitante, di cittadino, ecco perché. Ecco, e poi rifaccio sempre la stessa domanda per capire la fascia, quella gialla, dove quella proposta dagli enti locali, no? Quella verde, insomma, sono un po' con i colori, non li azzecco. Diciamo così, dove passerebbe la fascia di strada, ecco, per capire, perché voglio dire, questo è importante anche il rapporto con i cittadini, anche perché voglio dire, sul fatto dell'informazione io ho seguito, diciamo così, il percorso e lo condivido fino in fondo, il percorso che, diciamo così, e le posizioni del nostro sindaco. Ecco, la mia preoccupazione sarebbe che qualcun altro avesse degli interessi diversi, perché chiaramente ognuno tira la coperta un po', ecco, in questi casi qui, ecco, perché chiaramente quando c'è un'opera che, perché io ho sentito diversi dibattiti, le imprese con la liquidità, diciamo, in un'impresa ci sono molti appetiti, ecco, chiaramente che non si perda il senso, la mia preoccupazione è che il senso di un'opera che dia risultati, che non abbia un impatto ambientale, ecco, questo è quanto, ecco. Serra. Io ho solo una domanda, non faccio interventi, volevo sapere se la deadline del 30 novembre è sospesa o ce n'è una nuova, o a tempo indeterminato, perché c'era una scadenza, ero sui giornali, non ho più visto niente. Secondo, volevo sapere se nella banalizzazione è stata inserita il pezzo della Bologna-Ferrara, perché sarebbe molto importante, perché senza quella perde un po' il concetto. Prego. Si può, certo, se si presenta così, lei altri conosco. Buonasera a tutti, sono Sergio Ceravolo, un cittadino di Castelmaggiore, residente da circa 6 anni. Io dico subito che sono contrario, ovviamente non so quanto successo possa avere in questa sala, perché mi sembra che qui siano tutti favorevoli. Contrari per una serie di ragioni. Prima, perché nessuno parla della devastazione del territorio. La devastazione del territorio. Bisognerebbe prendere in considerazione quali sono prima di tutto i dati sul traffico attuale e se veramente ha senso quell'opera o se non sia più utile migliorare l'esistente,
come propone da anni il Comitato per l'Alternativa al Passante Nord, che ha fatto delle proposte ben precise, validate anche dall'Università di Bologna, la Facoltà di Ingegneria. Quindi molte persone e cittadini come me sono contrari, ci sono migliaia di cittadini contrari a quest'opera per varie ragioni. Primo, perché gli può passare sulla propria pelle e vedere svalutata la propria casa, avere inquinamento, non avere salute. Secondo, perché ritengono non strategica quest'opera. Io non sono un esperto, qui abbiamo grandi esperti, ma la vera idea di sviluppo, questa è un'idea di sviluppo antico che devasta il territorio. Se io posso continuare e mi date almeno 3 minuti, la vera idea di sviluppo è utilizzare il territorio, valorizzare il lavoro dei contadini, perché nel futuro, nel prossimo futuro, i nostri contadini non potranno mai concorrere con la Cina o con l'Argentina, perché loro producono molto meno. Il nostro territorio agricolo vale dal momento in cui riesce a produrre prodotti di qualità, il biologico, e con una cosa del genere a 1000 chilometri a nord e a sud non possono produrre nulla di qualità. Ci sarebbe una devastazione immensa del territorio. E questo, nessuno tiene conto di questo, ma è un'opera attuale e vera, solo perché Società Autostrade, che è stata arricchita e che sono state regalate le autostrade, fa profitto. Ricordo, per inciso, noi facciamo sempre riferimento alla Germania, in Germania c'è il doppio della rete autostradale italiana e l'autostrada costa zero. Noi abbiamo continui aumenti di pedaggio e che cosa ci propongono? Un mostro devastante a cui non può dare nessuna possibilità di recupero. È irrecuperabile la devastazione del territorio, perché se si tratta di fare delle aiuole, dei marciapiedi o qualche altra opera minore, un sindaco successivo, gli amministratori successivi possono porre riparo, ma a una opera così devastante, inattuale, perché bisogna tener conto anche dei dati attuali del traffico, e voi non ci avete detto nemmeno che cosa siete andati, qual è la reale controproposta, ci sono 3 corsie o non ci sono 3 corsie, dove passa tra quella blu e quella verde, perché quella blu mi sembrava ancora più in periferia, però non si capisce bene, la banalizzazione c'è, non c'è, che cosa è l'elemento fondante, che la tangenziale non si doveva pagare, il percorso autostradale fino a Interporto non si doveva pagare, tutto, avevate detto questo, le nostre proposte prevedono questo, e l'impatto sui cittadini, sulla salute dei cittadini dov'è? Per un'opera di quel tipo, che io, l'idea di sviluppo è la rivoluzione culturale, signori, l'idea di sviluppo nuovo non è fare opere faraoniche che non servono a nessuno, ma utilizzare l'esistente, migliorare l'esistente. E le proposte, io non sono del Comitato Alternativa al Passante Nord, però condivido appieno già dal 2002, prima che io mi trasferissi qui. Adesso mi devo vedere un mostro passare a 400 metri da casa mia e non so, ma non è solo quello l'elemento personale, io non parlo di questioni solo personali. Abita a Funo? No, non abito a Funo, abito lungo la via Ferrarese, vicino all'Ovoleto, ancora sotto il comune di Costermaggiore, ma vicino alla trasversale di pianura, e non so a che livello mi viene a toccare. Ma la questione mia personale, che è personale di migliaia di persone, va tenuta conto, ma non è quello. Io la ritengo un'opera inutile e devastante, anche se non sono un esperto, ci dovete spiegare perché serve, quali sono i volumi di traffico, perché non si prendono in seria considerazione le proposte alternative. Il vicepresidente ha detto che sì, quelli sono fondi privati, quindi noi non abbiamo fondi per fare delle alternative, ma si può dire a Società Autostrade amplia l'esistente. Okay. Comunque io penso che bisogna tener conto dei cittadini, di che cosa pensano i cittadini, perché probabilmente qui ce ne sarà pochi di contrari, perché mi sembra, però un elemento di chiarezza dovreste anche dire, scusate, ai contadini, ai proprietari agricoli, ai proprietari di case che sono nella vicinanza, che
oneri verranno restituiti, perché mi sembra che le ultime leggi l'esproprio dà ben poco ai contadini e ai proprietari di terreni. Vi ringrazio e mi scuso per magari la lungaggine. Qualcun altro? C'è nessuno? C'è una ragazza là. Quale? Là. Prego. Pizzi. Vado da qui, tanto ci siete. No, niente, non avevo. Volevo solo esprimere alcuni, diciamo, concetti che sono emersi. Io sono consigliere comunale per Castelmaggiore dell'Italia dei Valori. Abbiamo organizzato un'assemblea qui a Castelmaggiore il 14 novembre, alla quale anche il vicepresidente era stato invitato, purtroppo non ha potuto essere presente, questo ci dispiace perché effettivamente, notando anche la presentazione che ha fatto, poteva essere un momento di interlocuzione importante, insomma, anche perché diciamo che dalla sala è emersa, un po' come appena terminato di esporre a questo cittadino, è venuta fuori una posizione sostanzialmente critica, se non addirittura contraria nei confronti di questa opera, un po' per le ragioni che sono già state dette prima di me, che credo che siano più che comprensibili, e un po' perché effettivamente ci sono delle possibilità di cui la provincia in qualche modo potrebbe farsi carico, per esempio mi viene da pensare anche alla nuova galliera. Io abito a Castelmaggiore, è un tema che sento molto come esigenza, quello di avere finalmente una via che possa alleggerire la nostra via Gramsci, cioè la nostra via principale, un traffico urbano che ormai è al collasso, diciamo. Chiaro che fare delle altre strade sarebbe, vorremmo cercare di impedirlo, però sulla nuova galliera si può anche fare delle riflessioni, anche perché potrebbe entrare in un contesto che consente in questo modo di inserire quelli che sono i tracciati della tangenziale, gli intasamenti quotidiani della tangenziale. Potrebbero fare delle modifiche sulla viabilità, diciamo, parallela alla tangenziale. Una delle proposte, una delle cose che da anni ci discuterà anche un ponte sul Reno all'altezza di Longara, cioè la possibilità di trasferirsi via Valgellino e tornare verso Torpicella o Castelmaggiore tramite la strada, diciamo, alternativa, senza dover tornare sulla trasversale. E quindi noi come Partito dell'Italia dei Valori abbiamo anche redatto un documento che è stato divulgato attraverso gli organi di stampa, non in maniera molto ampia, però comunque nel quale abbiamo manifestato la contrarietà all'opera. E quindi ci aspettiamo anche da lei un attimo qualche risposta anche su questo documento. Altri? È una curiosità. Prego. Nella pianificazione che accennavate prima, in questi anni, io non lo so perché non sto interessato qua adesso, si è mai preso in considerazione l'opportunità di deviare un po' il trasporto da quello su gomma alla quale qualifica di altri tipi di trasporto per servire magari l'interporto del centro di Ross. Altri? Rotolo. Io volevo dire giusto due cose, anche sollecitato dal fatto che si diceva, nel senso che si aveva la sensazione che in questa aula tutti fossero favorevoli anche all'ipotesi vecchia del passante nord. Io sono consigliere comunale qui a Castelmaggiore della Federazione della Sinistra. Rifondazione già al tempo era contraria e continua a essere contraria anche alla vecchia opera del passante nord, quella che è negli attuali, diciamo, strumenti urbanistici. Perché alcune cose sono dette prima, perché noi pensiamo che l'idea delle grandi opere non sia un'idea che debba essere continuata a portare avanti. Ci vuole un'idea
un'idea diversa, per cambiare anche la logica dello spostamento delle persone sui territori. E poi nel caso specifico è effettivamente vero che già allora lo studio che fece che venne fatto per il progetto che è stato approvato parlava di un aumento del numero delle auto e quindi un aumento del traffico che poi nel tempo, anche considerando la crisi che stiamo vivendo oggi e tutti conosciamo, un aumento del traffico che non c'è stato. Quindi io credo che quei no che furono detti allora, che sostenevano un no a quell'opera, siano oggi ancora più validi in un momento di crisi come quello che viviamo oggi. Un no sicuramente che deve essere forte e molto chiaro rispetto alle tematiche ambientali. Quello che si veniva detto prima è assolutamente vero, quella è un'opera che priverà anche le fondamenta di un'agricoltura diversa che sta cercando di portare avanti con molta difficoltà un certo tipo di imprenditore agricolo come quella biologica. L'altra cosa, e concludo, devo dire che comunque sia importante il lavoro che è stato fatto, perché quella proposta di autostrade è sicuramente inaccettabile ed è devastante n volte in più per il nostro territorio. Quindi questo lavoro che comunque porta secondo me a una scelta inutile però per il territorio, devo dire che dire no comunque alla proposta di autostrade sia stato un no deciso e un no importante. E l'ultima cosa che dico è importante anche questo momento che è stato organizzato per la cittadinanza, perché era effettivamente una cittadinanza che si chiedeva e si domandava e si aspettava un'iniziativa del genere sul territorio. Quindi è importante che il sindaco e l'amministrazione abbiano organizzato un momento del genere. Altri? Volta? Altri? Allora, io sono una consigliera comunale, sono la capogruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Castelmaggiore e vorrei dire poche cose. Intanto la riga rossa, chiariamoci, è una proposta accantonata. Prima si diceva che si erano evidenziate 6 criticità rispetto a quella riga rossa, ne aggiungerei una settima, che sono gli enti locali. Un'infrastruttura di quel tipo non viene su dal giorno alla notte, non arrivano le betoniere e le ruspe e alla mattina ce la troviamo. Un'infrastruttura, grande o piccola che sia, va inserita all'interno di strumenti urbanistici e le chiavi degli strumenti urbanistici ce le hanno i consigli comunali. Il Consiglio Comunale di Castelmaggiore si era espresso molto chiaramente all'unanimità: quella roba lì noi non l'avremmo mai accettata nel nostro territorio. E devo dire che noi siamo sempre molto attenti a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, alle perplessità e anche alle paure dei nostri cittadini. Questa proposta ferragostana è stata gestita in modo forse pasticciato, perché sono venute fuori ipotesi di tutti i tipi sulla stampa che hanno tolto la forza di quello che noi istituzioni dicevamo. Il nostro sindaco da subito ha preso una posizione molto chiara,
il Consiglio Comunale l'ha presa molto chiara. Io mi sono sentita dire: ma che cosa volete che importi quello che dice il Consiglio Comunale? Il Carlino però dice: no, chiariamoci, esistono dei passaggi, esistono delle istituzioni, e le istituzioni sono qui apposta per pensare e vedere, guardare e progettare qualcosa che possa servire al territorio. Detto questo, io voglio dire che come Partito Democratico noi non siamo pregiudizialmente contrari alle infrastrutture. Esiste un problema di viabilità a Bologna, esiste da tempo, è drammatico, lo viviamo tutti i giorni noi che ci spostiamo nella pianura nord, e contrariamente a quanto qualcuno può pensare, l'assenza di infrastrutture non scoraggia l'utilizzo delle automobili, non scoraggia l'utilizzo dei veicoli su gomma, li spinge al contrario sulla viabilità ordinaria all'interno dei centri abitati, all'interno dei centri urbani, e questo non favorisce certamente l'ambiente, la qualità dell'aria, non favorisce la sicurezza all'interno delle strade. Un territorio così antropizzato come il nostro, così pieno di attività imprenditoriali, industriali, commerciali, ha bisogno di infrastrutture. L'altra cosa che volevo dire è che tante volte ci spaventiamo pensando ad una strada, un'autostrada, e poi però tacciamo quando ai bordi dell'autostrada crescono capannoni, edifici, mostruosità in cemento che sono effettivamente davvero hanno un impatto ambientale molto più grave rispetto a quello di una strada che potrebbe, se costruita con i criteri giusti, migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono in un territorio. Altra cosa è che noi siamo assolutamente consapevoli che ogni metro quadrato di terreno non urbanizzato è un tesoro che va tutelato, valorizzato e va ceduto solo in cambio di un reale miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono nel territorio. Noi come Consiglio Comunale, in questo mandato saremo qui per altri 2 anni, saremo chiamati a esprimerci se dovremo cambiare i nostri strumenti urbanistici, e saremo qui a garantire che la qualità della vita dei cittadini di Castelmaggiore possa essere migliorata anche con delle infrastrutture di cui il nostro territorio ha assolutamente bisogno, infrastrutture che comunque saranno, dovranno essere accompagnate da opere di mitigazione, da precauzioni che salvaguardino i centri abitati, che salvaguardino la qualità della vita, dell'ambiente e la sicurezza del nostro territorio. Altri? Allora, se non ci sono altri, chiudiamo, nel senso adesso dico qualcosa io e poi passo la parola al vicepresidente. Se non ci sono altri.